Questo libro è una ricerca, un saggio, che nasce da due strane mail che sono pervenute in un computer, due mail la cui origine erano diverse. Una proveniva da un accademico pisano, un certo Algido Tricolonio, l'altra dalla Romania. Due mail che avevano come filo conduttore il primo gran maestro dei Templari, Ugo de Paganis. La mail toscana sosteneva sostanzialmente che Ugo de Pagani derivasse da una famiglia, fosse un discendente di una nobile famiglia pisana di origine etrusca legata ai Venulei, e l'altra invece parlava che Ugo de Paganis, diventato Gran Maestro dei Templari, cedeva il proprio scudo di famiglia costituito da tre mori bendati a un nobile rumeno in quanto aveva assunto come suo simbolo la croce templare. Due mail intriganti che mi hanno portato a ricercare l'origine di queste email e in particolare l'accademico scoprì che apparteneva ad un'accademia legata all'Arcadia di Roma. L'Arcadia è un tema che spesso in questa ricerca che mi ha portato poi a viaggiare, ad arrivare in Scozia, ad arrivare alle isole Orcadi, l'Arcadia era un tema che sistematicamente appariva nelle mie ricerche, come così gli Alfei. Un mito quindi che conduce a ipotizzare un mistero che è passato attraverso l'Arcadia ed è giunto qui in Italia attraverso alcuni popoli. Tra questi popoli sicuramente i popoli del mare. Questo libro affronta sostanzialmente il mito. C'è il mito delle figlie di Dane che, scappate dall'Egitto per sfuggire al matrimonio con i propri cugini, giungono appunto in Grecia. Insegnano i misteri egizi legati anche a Iside alle figlie dei Pelasgi. È di fatto un mistero che parte dall'Egitto, che arriva attraverso la terra promessa per approdare in Grecia e poi quindi qua in Italia. In questa ricerca emerge proprio forte il ruolo non solo dei Pales, ma soprattutto degli Shardana. Perché questo popolo che cerca di invadere l'Egitto ai tempi di Ramses e viene sconfitto dagli Egizi, in realtà poi Ramses se li fa addirittura suoi alleati, gli concede dei castelli e se li fa addirittura guardie del corpo. Un popolo che poi tradisce lo stesso Egitto per seguire Mosè con una tribù, la tribù di Dan. Secondo alcuni documenti che mi aveva a suo tempo rivelato Ian Sinclair, che è lo storico della famiglia Sinclair, Maria Maddalena era sacerdotessa di Dan e la tribù di Dan fu la tribù che venne posta da Mosè in retroguardia all'Esodo insieme agli Shardani, sotto un simbolo che è quello del caduceo. Un simbolo che richiama antiche divinità, che richiama il dio Thoth egizio, che richiama Mercurio, che richiama quelli che sono gli aspetti della conoscenza legati al mito del serpente. Questo saggio quindi è da un lato un viaggio nella storia, alla ricerca di documenti, alla ricerca di verità, perché spesso poi le verità vengono raccontate dai vincitori e quindi è spesso difficile poter entrare nelle trame. I perdenti trasmettono le loro verità attraverso simboli, attraverso rituali, attraverso immagini, al fine di celarli al potere dominante e quindi trasmettere una loro verità. Ma è anche un viaggio reale, perché da quelle email ho rintracciato la sede dell'Accademia, ho trovato una famiglia nobile toscana degli Agostini Venerosi della Seta, che hanno sede in Villa Corigliano, in una bellissima villa rinascimentale che fu sede di Accademie. Mi hanno portato a ritornare in Scozia, a ricercare nelle biblioteche della famiglia Sinclair la riprova di alcune ipotesi che nascevano da questa mia ricerca, fino a giungere addirittura alle Orcadi, dove esiste un misterioso manufatto in una loggia massonica di Kirkova, in un telo di lino, viene raccontata la storia del popolo ebraico, come ha fatto a finire questo telo in una sperduta isola dei mari del nord è ancora un mistero.
Questo lino comunque racconta una storia molto antica legata anche ai Templari, perché ci sono raffigurati in questo telo tutta una serie di simboli e quindi che vanno a denotare che parte di questo mistero è sicuramente approdato in Scozia, come è ben saputo, e i Sinclair erano anche conti delle ordini. Un mistero che riconduce anche antichi popoli, sempre popoli del mare, che possiamo considerare i vichinghi, grandi navigatori, e che forse scoprirono anche l'America molti secoli prima di quello che ne abbiamo oggi cognizione. E questo libro è proprio rivolto agli uomini del dubbio, alla ricerca di una verità, una ricerca di una verità che non è semplice e sempre facile ritrovare, è una verità che spesso come è celata e comunque rappresenta sicuramente un percorso non solo storico, ma anche di tipo spirituale e di tipo iniziale.